poi ci sono aspetti nei quali magari tu li interpreti in una maniera che noi riteniamo che siano specifici e relativi all'oggetto che ho appena detto, questo è un discorso magari di visione della cosa. Nessuno vuole, e tantomeno l'amministrazione, tantomeno altre imprese, tantomeno la Proloco, e tantomeno la Proloco vuole che venga, attraverso questo comitato, vengano presi ruoli che sono specifici della Proloco e di altre imprese. Quindi questo deve essere chiaro in questo Consiglio Comunale, che assolutamente questo non avverrà, non avverrà per quanto riguarda questo aspetto. Io ti ho risposto anche per quanto riguarda il discorso del tuo occasionalmente della testa, ma è specifico del fatto ed è chiaro che il discorso è riferito alla testa delle persone mosse e a quelle che possono essere i momenti di avvicinamento con alcune promozioni e così, che vanno a magari a portare come promozione quelli che saranno i piatti o le cose che verranno fatte all'interno della testa del suo nome. In questo senso è inteso il testo correlato. Quindi l'intento nostro complessivo è questo. Per quanto riguarda i nomi delle associazioni, noi abbiamo fatto una richiesta per quanto riguarda le associazioni, non solo il percorso che abbiamo fatto per la costituzione di questo comitato, è un percorso che abbiamo fatto insieme, il discorso, ci siamo confrontati, in qualche caso, non so, perché tu hai avuto una prima bozza un mese e mezzo fa, mi sembra, alcuni numeri sono stati cambiati, alcune cose che sono anche state frutto di confronto e così. E quindi questo sicuramente non è una cosa che sia fatta solo e sicuramente perché lavora l'amministrazione comunale, è una cosa che sicuramente insieme abbiamo, se volete, lavorato durante questo anno abbondante. Era sicuramente stata elaborata prima durante anche la gestione della nostra amministrazione, e quindi si vedeva che mettendo insieme tutte le forze che sono disponibili del paese, sicuramente nei momenti top come la testa di sicurezza si riesce a produrre meglio e lavorare in sintonia. Così. Per lavorare meglio in sintonia bisogna anche avere la possibilità durante l'anno di ragionare, di discutere su come impostare le cose e tutto quanto. Finalmente con questa sera riusciamo a costituire una cosa che di fatto diventa 365 giorni all'anno un soggetto che ha la possibilità di pensare per tempo, di promuovere per tempo, di proporre per tempo, di creare anche delle regole di gestione per tempo, che sono state sempre delle cose che sono state le più difficili da gestire durante i vari momenti dei vari anni che abbiamo fatto la testa del giorno. Ecco perché, secondo il nostro punto di vista, questo passaggio è un passaggio che dobbiamo fare perché diamo anche certezza a quelle persone che ci sono, che vengono nominate, di quello che possono, che hanno la possibilità di fare, hanno anche il confronto con gli stessi soggetti che sono l'amministrazione comunale, la Proloco e la sua impresa, sul fatto delle proposte, della visione di quello che è anche il possibile ampliamento di quello che può essere l'impostazione della testa delle comunose. Siamo realisti, qui concordo con il consigliere Paito, che questi sono momenti estremamente difficili e quindi devono essere tutti i componenti responsabili fino in fondo sul fatto di programmare le cose con tanta attenzione, in collaborazione anche con le stesse associazioni, così, però dobbiamo anche essere altrettanto realisti che sicuramente nel discorso riguardante le entrate, come dicevate voi per quanto riguarda l'articolo 14 e per quanto riguarda le perdite, sicuramente io credo che il primo passo sia quello che se si ha il tempo necessario per programmare con estrema attenzione le cose, se volete il primo quadro diciamo estremamente rassicurante di quello che può essere il risultato finale.
perché abbiamo messo eventi eccezionali e brutto tempo? Perché se programmiamo 17 giorni di festa e fa 16 giorni di acqua, per quanto vi sia senso di responsabilità, sicuramente credo che sia difficile a fare un bilancio che sia in positivo, tanto per fare una cosa di questo tipo. Credo che per quanto riguarda dopo anche l'aspetto dovuto ad eventi imprevedibili, credo che sia solo riferimento al discorso di condizioni atmosferiche, o se succede, siamo venuti scongiuri, speriamo che sia finita, o se succede un terremoto, insomma, ecco, quindi credo che questi siano. Sicuramente anche per richiamare un aspetto che riguarda il discorso dell'esperienza, sicuramente in questi anni tutti i soggetti, quindi Prologo e la sua imprese, sicuramente hanno fatto sicuramente tanta esperienza per quanto riguarda come può essere programmata, come può essere gestita, come giusto prendere le misure anche nei rapporti con le associazioni più private che parteciperanno alla festa. Quindi va, ci vuole tanta attenzione, tanta buona volontà e dico anche un buon senso di responsabilità. Perché io sono il primo che dico che non è giusto che si prendano le cose alla leggera, perché poi i cittadini magari alla fine devono, attraverso direttamente l'ultimamento delle eventuali perdite, a rimetterci, scusate se non so se avete inteso nel senso di quello che io ho detto, se non ho risposto tutti, a tutto voi. Non vorrei più per fare. Posso? Avevo degli emendamenti da proporre al sostituto perché il statuto è molto sì, il statuto è il segreto di Pulcinella, questo comitato delle manifestazioni novaresi. Beh, vi permetto subito che il Movimento 5 Stelle non è d'accordo su questa cosa qua, perché non ne vede assolutamente nessuna utilità, se non appunto l'utilità di richiamare eventuali debiti. Cioè voi andate con questo statuto qua, all'articolo 14, a parte che l'articolo 13 che recita la trasparenza, adesso sostanzialmente non serve a niente, perché la trasparenza qua dice: chiunque abbia interesse potrà visionare gli atti di cui al precedente articolo 12 presso la sede del comitato. Allora, pubblicata via la posta, cioè qua, posta per i documenti, avanti. Articolo 14 recita, e mi non leggo mia tutto, leggo solo la parte che conta, perché questa è la parte che conta. Il comune provvederà a ripianare le eventuali perdite d'esercizio. Ve la traduco. I cittadini pagheranno eventuali debiti. Che farà questo comitato? Che non serve a nulla. Perché la festa, come già fai, per 30 anni che l'avevi fatta, l'ho sempre fatta senza anche questo comitato qua. Probabilmente, non so, il comitato qua che da parte già di qualcuno, adesso non so chi è, però che mi dico mio, magari sbaglio anche, chi lo sa. Certo è che in una condizione, come diceva Faico, dove non veniva scritta nessuno, dove viene una scuola elementare vetusta che ha oltre 50 anni, perché la stessa erano 55 quest'anno, che le medie, le scuole medie, le semane anche questo, sono tutta una serie di cose da fare, che secondo il Movimento 5 Stelle ci sarebbe prima la priorità di quelle cose lì, magari interessasse di più delle case popolari, magari interessasse di più dell'acquedotto che non arriva mai, speriamo che nell'autunno prossimo parta sto benedetto acquedotto, se avessimo da aspettare quello sarebbe stato tutti morti del sempre. Detto questo, noi con questo statuto, se così vogliamo chiamarlo,
all'articolo 14, perché è tutto lì il segreto di questo statuto qua, perché ne altri segreti di questo statuto qua, è questo qua, che il comune mette assieme a sue imprese, proloco, e ci si mette anche lui, insomma, i segreti debiti che fa chi altri, gli paga il cittadino. Avendo una mira ad avere questo comitato, cioè, quindi, è eccezionale questa cosa qua, sai? No, no, ma guarda che noi le poltrone non le vogliamo, sai? Noi le poltrone non le vogliamo, infatti noi non facciamo nessun nome per andare dentro qua, perché dentro queste cose qua noi non ci andiamo. Questa roba qua è semplicemente vergognosa. Perché questo qua, come vi ripeto, saranno i cittadini poi a pagare eventuali perdite d'esercizio. Io sono convinto che Polo, cioè voglio dire, è vero quello che dice, che si cerca sempre, insomma, di fare è meglio, però esiste anche un rischio quando si fa certe robe, si può anche andare da là, come tante attività, come tante cose, cioè, dire, non è che, allora se Pantalone copre sempre tutto, ecco che entra anche un meccanismo che non si tanto va bene. Non dico che sia questo caso, però magari, cioè, insomma, il fatto che ci sia il comune come garante, poi insomma, io ti ho presentato questi due emendamenti, sindaco, se li vuoi accettare o se li vuoi leggere. Li leggi tu. Però io. Va bene. L'emendamento, il primo, è sull'articolo 12. No, sono sbagliato, scusa, l'articolo 13, ho fatto un errore di parte di testa. La trasparenza. Trasparenza prima che le mie scuole. Va così sostituito. Tutti gli atti di cui al precedente articolo 12 saranno pubblicati sulla apposita pagina del sito istituzionale del Comune di Nogara. Gli atti verranno caricati in PDF, questo per renderne possibile l'accesso da qualunque sistema operativo. E l'emendamento all'articolo 14 recita, praticamente è uguale, durante la vita comitata eventuali utili avanzi di gestione nonché fondi riserva capitale al netto di oneri di legge non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, qua è uguale. In caso di disavanzo di gestione dovuto ad imprevedibili o persistenti condizioni atmosferiche avverse, il comune non provvederà a ripianare le eventuali perdite d'esercizio. Ho aggiunto solo un nome, basta. Questo è quanto. Sì, in merito alle spiegazioni comunque che ha dato l'assessore Polo, ci sono alcune precisazioni da fare, nel senso che, e mi rilascio anche quello che diceva Emanuele prima, quando si porta comunque all'attenzione del Consiglio Comunale un provvedimento tipo questo, dove comunque non ci sono solo le nomine da parte di da parte della rappresentanza politica, maggioranza o minoranza che sia, ci sono altri due attori, uno è la Proloco, l'altro è la sua imprese. Allora, prima Emanuele aveva fatto una domanda più specifica che era, la sua imprese, la Proloco, avendo due nominativi ciascuno a disposizione, hanno portato avanti delle candidature, perché sarebbe il caso anche di sapere questo prima di andare comunque a fare anche le nostre dichiarazioni. Domanda nella domanda, o comunque suggerimento, quando vi diciamo che le delibere sono fatte in modo preservativo e tanto archivo, è proprio perché se gli attori comunque fondamentali devono essere la propria impresa, perché può esserci anche un rappresentante nostro come minoranza, però è chiaro che rispetto a un rappresentante o due della propria impresa che si occupano da anni della gestione di questo, dovrebbe avere, non dico un peso minore, ma se non hai un'esperienza minore. Quello che ti chiedo è perché prima l'assessore Polo aveva detto che sia la Proloco che la sua impresa sono d'accordo su questo tipo di iniziativa e anzi l'hanno canteggiata, infatti siamo arrivati questa sera a parlare e a discutere. Perché tanto la Proloco quanto la sua impresa non hanno fatto un loro direttivo, perché io posso considerare l'assessore comunque che mi ha detto queste cose come una persona di buona fede del mondo che sta dicendo assolutamente al 100% la verità, però il fatto di avere da parte della Proloco e Asso Imprese con tanto di firma una verbalizzazione di un'ipotetica riunione fatta dove si diceva il direttivo della Proloco e di Asso Imprese
ha deciso l'unanimità o quel che è, che è favorevole il fatto di entrare in questo tipo di progetto, e perciò è giusto che passi in consiglio comunale, questi sono i nostri nominativi, andranno l'attenzione di quelli che si sono seduti in consiglio comunale, i quali valuteranno cosa fare. Quello dovrebbe essere un passaggio preventivo, ma non di buon gusto, dovrebbe essere un passaggio penso indispensabile per arrivare questa sera a dare qualcosa di più concreto. Senso di responsabilità, è chiaro che chi si mette in queste cose senso di responsabilità deve esserci. Mi riferisco in questo caso all'attuale assessore Polo, al consigliere Premiato, ci ricordiamo in gestione festa del riso con il 2010 per un fritto misto, eravate in riunione con Emanuele Martire in quel periodo là, su quante settimane si sono perse per un fritto misto. Quindi, al di là delle battute, il senso di responsabilità e dei famosi passi indietro ce lo ricordiamo, almeno penso che voi due, anche voi due ve lo ricordiate, quindi spero che il senso di responsabilità che porterete avanti adesso non sia quello che abbiamo visto nel 2010, come diretti interessati anche come espressione. Una domanda, questa penso sia l'ultima che farò all'assessore Polo, che è una domanda che avevo fatto anche prima, cerco di renderla il più concreto possibile. Ci ritroviamo a ottobre 2010, c'è una festa del riso con le nozze da gestire. Una cosa che ci dicevamo nel 2010, maggio-giugno, quindi il periodo era più o meno questo, non possiamo continuare a portarci avanti con il periodo perché è chiaro che meno già la crisi si sentiva nel 2010. Più si porta avanti comunque il tempo dove si darà il famoso giro di chiave alla macchina, più diventa difficile le sponsorizzazioni, quest'anno che sono ancora di più, visto che la crisi non è diminuita, anzi, e tutte le altre cose. Allora io vi dico, nel momento in cui anche questa sera noi potremo votare contro, a favore, astenerci, che in tanti numeri li avete e la cosa andrà avanti e va bene così, però dico, anche come cittadini, perché il discorso che diceva Moreschi prima è anche giusto, io mi metto nei panni dell'anziana da 90 anni che abita in fondo a Brancombo, alla Moppa, che magari il fermo in un letto si trova a pagare una parte comunque di un'eventuale perdita anche lei in caso comunque di un disavanzo. Cosa dal cittadino dobbiamo aspettarci per la realizzazione della festa di quest'anno? Perché io mi immagino che nel momento in cui è stato detto dal testo non si capisce che è prioritario, per come è scritto nel discorso della festa del riso con le nozze, anche se ci eravamo arrivati, perché era chiaro che l'obiettivo era quello lì. Ma un'ipotetica gestione di quest'anno, visto che immagino che la festa si farà, non so se i 17 giorni fossero prima un ricordo dell'anno scorso, se magari siano riproposti anche quest'anno, però in caso di perdite, allora uno, la gestione concreta si è pensato nel caso della nascita di questo nuovo comitato come sarà suddivisa proprio la parte, il lavoro sporco, chiamiamolo così, quindi la raccolta dei fondi, il fatto di come gestire la pubblicità, asse imprese e la prologo al di là della parte comunale confluiranno corpo e anima dentro questo comitato e sarà gestita direttamente da queste due persone, o a sue imprese e la prologo comunque avranno una certa autonomia non solo gestionale ma anche pratica nella gestione effettiva della festa. In caso di vedute diverse come possono esserci, visto che si parla anche a volte di somme di investimenti non da poco, fra la prologo, farlo come associazione tutte non come due presenti all'interno di questo comitato, fra la Proloco e Asso Imprese, chi taglia la testa al toro per arrivare a una decisione per mandare avanti la macchina, è il comitato, è il sindaco, è il presidente di questo comitato, anche questo insomma penso che gli emendamenti di Moreschi comunque anche condivisibili vanno già a cercare di dare un po' più di polpa comunque a questo fatto male, secondo me fatto molto male provvedimento. Però è chiaro che uno dovrebbe capire verso che fa andiamo, siccome non lo vediamo da come è stato scritto come un qualcosa di sperimentale come potrebbe essere eventi in hogar, quindi la nostra proposta, ma sembra un qualcosa che quantomeno abbraccerà tutto il vostro mandato. Pensavamo di uscirne al di là del fatto che anche noi non faremo alcun tipo di nomina perché è un provvedimento che non ci convince, perciò sarebbe inutile mettere rappresentanti in un qualcosa che non ci convince. Una cosa per evitare magari di dare un parere negativo potrebbe essere quantomeno da parte vostra il fatto di ritirare questo provvedimento e di scriverlo in una maniera un attimo più concreta dove effettivamente si possa anche pubblicizzare la popolazione e un cittadino che magari non c'è qua questa sera possa capire.
capire effettivamente qualcosa, perché altrimenti il messaggio che passa, e qua non si casca solo nella retorica, è come diceva Moreschi prima, che sia un metodo dove si dice che abbraccia pure tutto, perché adesso c'era la cultura, come abbiamo detto più volte, significa proprio tutta la varia attività che può essere fatta all'interno di un comune, però alla fine della fiera quello che interessa un cittadino, per vedere una festa che sia la festa di qualunque tipo, di fiori, delle rose, dei carri agricoli o di altro, non interessa se è fatta dall'autoloco, se è fatta da Cipreso, se è fatta da, come va di moda adesso, il Miro che ci mette 100.000 euro per fare la casa di prima, interessa il fatto di implementare le possibilità. Un provvedimento come questo lascia veramente delle zone d'ombra poco rassicuranti. Anche se ci sono stati due anni che prima come sparring partner, come presidente su imprese, ma come tutta l'associazione su imprese, perché ricordiamo che su imprese è un'associazione di commercianti, artigiani, eccetera, che ha dei rappresentanti che lavorano per loro sul loro mandato, dunque non è che noi lavoriamo così. Dico noi plurale maiestatis perché io adesso sono socio, non sono né il direttivo né il presidente, eccetera, lo sapete benissimo, ok? Però mi sento magari, permettetemelo, concedetemelo di parlare, se posso, a nome anche di queste persone che questa sera magari non posso prendere la parola, non ci sono, non lo so. Per fare un piccolo excursus di quello che è stato fatto in questi anni, è stata fatta questa festa e anche viene fatta. Se voi avete letto il libretto che abbiamo fatto insieme nel 2010, c'era una bella storia di chi aveva cominciato questa festa, giusto perché si sa anche per chi magari non c'era, era troppo piccolo, eccetera. È stato inventato dai commercianti di Nogara. Perché? Per attirare gente nel paese di Nogara, dare un po' di lustro, era un po' di invidia, con l'isola della Scala, cos'era che ha mosso queste persone. E abbiamo fatto questa festa. Io non l'ho cominciato, sono arrivato dopo due anni, non mi è diventato, mi sono aggregato perché mi piaceva l'idea, perché ho dato una mano io, già allora. Noi abbiamo fatto, lavorato, io adesso parlo nel 2009, nel 2010, in maniera alquanto arcaica, nel senso che da voi è partito l'input nel 2010 di associare e provocare su imprese nel lavoro in modo di unire delle forze. Il quale ha trovato il sottoscritto e Antonio Pollo tra i più favorevoli, oltre a Fiorenzo e Company. Però abbiamo lavorato in una maniera comunque che era non stabile, perché si andava a lavorare con delle partitelle di associazioni su un evento che era fatto di un'associazione di intenti, organizzato da un'associazione di intenti che sì, c'era una delibera su quanto, però uno doveva fatturarsi una cosa, uno doveva partecipare in altra, eccetera. Adesso comunque andiamo a fare questa sera, perché quello che già nel 2010, nella redazione che avevo fatto, che avevo presentato, poi dopo non sono andata come è andata, avevo chiesto, insomma, io e Fiorenzo avevamo chiesto di creare qualcosa che abbia una sua partita IVA, abbia una sua contabilità, indipendente da quello che è le associazioni, perché anche comunque dovesse essere un controllo della contabilità della festa, per tutti i documenti che vuoi presentare, comunque comporta un controllo dell'attività delle associazioni. Allora è giusto che la festa sia gestita direttamente da un ente, da un ensemble di persone che sembrano disponibili. E queste persone sembrano disponibili, sappiamo benissimo tutti, e non nascondiamoci dietro niente, che qua è puro volontariato e sono posti. E io vi posso assicurare, io, magari qualche persona che c'è anche qua in sala, che è la vostra rappresentante, tutti i costi che ha avuto,
e non ha avuto nessun rimborso spese. È puro volontariato, pura buona volontà. Falla nel migliore dei modi. Noi l'abbiamo fatta anche pensando, investendo soldi per lo sviluppo della festa, e i risultati poi dopo comunque hanno dato ragione. Abbiamo visto delle cose che non andavano e che abbiamo dovuto porre rimedio. Quest'anno è stato posto rimedio, infatti la festa è andata in una determinata maniera. Questo, ecco, io ho voluto fare questo excursus per dire perché arriviamo a questo. Voi fate il vostro lavoro, fate le vostre osservazioni, è giusto che facciate questo, è il vostro dovere. Migliorare se serve migliorare, oppure dire bravi, bene, male. Però quello che voglio dire è che comunque nessuno qua, facendo questo comitato, facendo questa cosa, vuole fare un soccorso, vuole sistemare delle persone, perché non c'è da sistemare nessuno, perché chi va, va e cambia, non dico un parolone cambia la vita, però ti cambia determinate abitudini, perché devi dedicare molto tempo a questa attività, perché è sua responsabilità. La bella figura che può fare un paese con una festa, perché se riesce male, e che certamente non è certamente il comitato, certamente il paese. Dunque si sentono maggiormente responsabilizzati su questa cosa. Però io voglio dire soltanto che questo comitato va a chiudere quello che anche voi avete dato l'input, avete iniziato. Manuel Cone era un rappresentante della Proloco, allora che aveva capito quali erano i problemi. Simone come sindaco hanno cominciato questa cosa, adesso andiamo a chiuderla, nel senso andiamo a fare qualcosa che possa dare una libertà operativa a queste persone che si devono muovere in soltezza, non dire avere dei cabini burocratici dove, dove stare attenti. Dal punto di vista contabile, dal punto di vista legale, tutto quanto, perché anche quando abbiamo fatto l'entino gara la domanda era cosa succede? Perché qua nessuno è responsabile, alla fine con l'entino gara quello che è il protocollo d'intesa che avevamo fatto, che voi prima avete detto, sì, bello tutto quanto, però chi era responsabile dopo? Almeno qua c'è una figura giuridica, c'è un comitato che eventualmente ha delle responsabilità per proprio. Invece prima non si sapeva chi fosse stato responsabile. Qua si può fare, dare un via a qualcosa che può avere magari uno sviluppo. Infatti la durata del comitato è discretamente lunga, anche se non è lunghissima, perché comunque si possono fare degli investimenti anche un attimo di tempo, non dico di buttare via i soldi, però avere il modo di riuscire a recuperare senza gravare sulle spalle di altre persone, perché in 4 anni comunque se su 4 anni 3 anni va bene e una va male, più 3 anni che va bene, se qua c'è quella che va male, si spera sempre che le cose vadano bene comunque dopo. Grazie. Tutto giusto quello che vedo, ci può stare. Il fatto è che non hai toccato proprio il punto che dicevo io prima. Dei 14? No, sì, sì, l'articolo 14. Quello dove ho chiesto il fatto che, guarda che tu il comitato, cioè voi il comitato lo potete fare, togliete il fatto che quello che pagherete e i cittadini, nessun problema. Cioè il fatto grave, secondo il Movimento 5 Stelle, è questo proprio. Che se ci sono delle perdite a pagare sono sempre i cittadini. Allora, se partiamo tutti, naturalmente, dalla buona fede, com'è? Dalla buona fede. Quindi, voglio dire, a me è benissimo, però qua mi lascia molto perplesso il suo articolo qua. Allora, devo dire via, e comitato, nessun problema, perché qua poi ci sono due persone. Beh, due soggetti, la sua paese e la Proloco, che non voglio entrare nel merito perché per me sono sullo stesso piano, che se la va male la festa pare ai cittadini. Ecco, cioè, a nostro avviso, non so se anche loro avviso,
ma il nostro avviso è quello che pagherà la gente. Allora, all'apparenza giustamente come dici tu, però sono sempre così, però se tu pensi al discorso della durata del comitato, che ha